Amico CB2 è un progetto fortemente voluto da tutta l'assemblea del consorzio e tra l'altro proposto direttamente da me all'interno del mio programma di mandato. Cosa abbiamo fatto questa mattina? Abbiamo portato nelle classi a conoscenza dei ragazzi l'attività importante di manutenzione che il consorzio fa in Val d'Arno ma in tutto il suo comprensorio. E abbiamo cercato di stimolare comportamenti che siano attivi, propositivi, di collaborazione tra i ragazzi e tra tutti i cittadini e il consorzio, quindi per trovare degli alleati per far sì che sempre più attenta sia l'attività che il consorzio svolge nei propri territori. E abbiamo cercato di stimolare nei ragazzi comportamenti ambientali sempre più sostenibili e corretti. Personalmente penso sia un progetto estremamente importante e interessante perché l'educazione alla cura, alla tutela, all'amore del territorio naturale, dei corsi d'acqua, cresce e nasce fin da piccolini, quindi sicuramente un progetto importante. Di questo come amministratore pubblico ringrazio il Consorzio di Bonifica, perché per mantenere e tutelare un territorio c'è bisogno anche di fare tanta formazione e tanta educazione. Questo progetto ha avuto anche un importante riconoscimento al Ministero dell'Istruzione, è sicuramente uno strumento per poterlo fare. Poi chiaramente anche sicuramente una collaborazione quella con il Consorzio di Bonifica, io sono insediata sindaco da pochi mesi, che vedo efficace e fattiva, sono stati importanti interventi soprattutto sul nostro fiume più importante, quindi sull'Arno, attualmente in corso il piano tagli, auspico e auguro che in futuro questa collaborazione possa continuare efficace come è stata fino adesso.